sviluppato, è stato studiato essenzialmente per sfruttare due aspetti. I flussi multimediali, quindi intendo audio, video, sia come filmati che come fotografie, che possono viaggiare dalla volante alla centrale operativa, che uniti con il sistema di posizionamento cartografico delle pattuglie, ci ha consentito di raggiungere un risultato importante. In ogni momento, senza comunicazioni radio, la sala operativa ha tutte le informazioni che gli servono per gestire tutte le emergenze. Secondo aspetto, le tecnologie ci danno un grosso aiuto perché possiamo abbattere tutti i tempi di gestione di quelli che sono i controlli, perché adesso il personale opera i controlli direttamente da bordo, quindi si collega con tutti i database che utilizzano le forze di polizia per svolgere accertamenti direttamente dal terminale. E in più abbiamo anche una connessione di sistema automatizzata che ci consente anche di effettuare controlli durante le attività di pattugliamento. Quindi il tutto in tempi molto più rapidi. Sì, tempi molto più rapidi, anche per il cittadino avremo la possibilità di gestire il pronto intervento in maniera molto più rapida, sia perché le comunicazioni riguardanti le esigenze del pronto intervento viaggeranno esclusivamente attraverso i sistemi di messaggistica del dispositivo, ma anche perché laddove possibile potremmo anche consentire un'interconnessione diretta telefonica tra la pattuglia che sta operando e sta raggiungendo la persona che ha chiesto aiuto con la pattuglia stessa. Quindi questa interconnessione a tre che abbiamo progettato pensiamo possa anche nel futuro dare già una prima sicurezza all'utente già nel momento in cui sta chiamando, quindi sentirsi rispondere la pattuglia che sta arrivando è un fattore, diciamo, di rassicurazione importante in certi momenti. Quando potrebbe riavvicinare il cittadino, quindi ad avere fiducia anche nel... Ma questo è sicuramente, ogni volta che si incide sulla qualità del servizio che viene reso alla comunità, sicuramente crea un vantaggio anche in questi termini.